stasera parliamo di Berlusconi. Siete contenti? Intanto volevo dirvi che mi ha regalato, allora questo è il libro che conoscete, se volete qualcuno di voi poi lo comprerà, e credo che Alan gentilmente qualche firma la farà, la firma, cioè, il libro. Non mi sono mai tolto il cappello davanti alla moda, ho detto la verità, poteva piacere o non piacere, ma questo non mi riguardava, ho detto la verità. Lui parte con Prologo. Diciamo una via più internazionale, io sono americano, trovavo abbastanza noioso l'idea di ripercorrere la politica domestica italiana in quegli anni e trovavo molto più interessante l'idea di indagare e capire cosa c'era dietro e cosa c'era nell'amicizia personale che Berlusconi ha creato con George W. Bush, odiato presidente americano che probabilmente più di chiunque altro ha creato le precondizioni in Iraq per la crescita dell'ISIS, George W. Bush, e Vladimir Putin, un uomo che se non è il più potente del mondo oggi ci manca poco, e Muammar Gaddafi, e Tony Blair, tutte queste persone. E facendo queste indagini in cui ho parlato con diversi ex e attuali presidenti, capi di Stato e capi di guerra, compreso Putin, arriveremo forse tra un attimo, ma l'amicizia che Berlusconi crea con Bush o con Putin è interessante, e qui credo ci sono una serie di rivelazioni anche ben prima di quello che arriva dopo sulla crisi dell'euro, perché siamo nel 2001-2002 qui, e sono riuscito a confermare con ex funzionari della Casa Bianca, con ex ambasciatori americani, con Vimal Zembler, e con Putin stesso, che è vero che Berlusconi, che noi possiamo dire, ma fa sempre le gaffe, no? Sempre si parla di Berlusconi nella fase internazionale, si pensa a quello che fa. Invece, in quel momento ha avuto un ruolo davvero interessante, importante, utile fra Washington e Mosca. Berlusconi dice che portare insieme Bush e Putin nel 2002 a Pratica di Mare il 28 maggio era la fine della guerra fredda. Questo, diciamo, è iperbole, si dice? Iperbole, esagerato, perché la guerra fredda era finita da 10 anni. Però non c'è dubbio, e ho scritto questo anche in un articolo recente del Financial Times, che quel momento a Pratica di Mare, quella strana coppia di Putin e Berlusconi, un ex agente del KGB, miliardario, uomo di TV, veramente insieme con Bush, il cowboy arrogante che ha fatto danni al mondo. Comunque in quel momento di 2001, 2002, 2003, prima della guerra in Iraq, era forse il punto migliore, il momento migliore dei rapporti tra Washington e Mosca, fra est e ovest, dove c'era un Putin che era disposto a associarsi con la NATO, a collaborare con l'America contro il terrorismo, dove stiamo per finire fra un anno o 6 mesi, ma all'epoca era rivoluzionario. Berlusconi ha il merito di aver insistito su questo. Spendo anche una parola sulla tecnica di Berlusconi, che ho studiato molto, è molto personale, si parla molto della sua empatia e chimica, ma qui l'ho visto intervistando alcuni dei suoi altri interlocutori, cioè, per citare uno dei suoi assistenti, Valentino Valentini, in questo libro, la differenza fra Berlusconi leader e un leader americano è che noi americani tendiamo ad andare al nostro vertice politico, vertice di business, ci sediamo, cominciamo subito, facciamo il business, parliamo delle cose, poi andiamo via, e dopo forse nel volo di ritorno a casa riflettiamo un attimo se ci è piaciuto, se abbiamo trovato simpatico o meno il nostro interlocutore. Berlusconi comincia ammareando il suo soggetto, comincia vendendosi, comincia con la sua empatia, con le sue barzellette, spero non troppo perché c'è tanto, ma lui comincia cercando qualche modo, non tanto una debolezza, ma qualche rapporto chimico con il suo interlocutore. Solo quando è riuscito a stabilire quello, poi comincia a parlare di business. Questo è una cosa che qualunque cosa che i critici vogliono dire contro Berlusconi, va riconosciuto comunque che i suoi rapporti e la sua amicizia hanno permesso all'Italia di avere più influenza per alcuni anni di quello che meritava come un paese medio di 60 milioni di persone, numero 3 in Europa, non numero 1. Quindi era interessante come lui ha svolto questo ruolo su Iraq, Iran, poi Libia. Il suo amicizio con Gaddafi è molto importante, non so se stavi per parlare lì. No, perché voglio parlare da donne. Capitolo A, le donne.